continuiamo in questa serie di interviste che stiamo dedicando alla crisi politica, alla sua soluzione, con Danilo Toninelli, Movimento 5 Stelle, Vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali. Onorevole Toninelli, buonasera. Buonasera a lei e a tutti i radioascoltatori. Allora, Gentiloni ha appena preso il voto di fiducia, voi non avete votato, non avete neppure voluto votare no, neppure voluto votare contro. Perché? Ma come facevamo a dare un voto di fiducia a un governo? No, non di fiducia, anche contro, votare contro. Sì, ovviamente, ma un voto a un governo che è lo specchio del governo precedente che è stato sfiduciato da circa 20 milioni di cittadini. Io penso, guarda, che tutto ci deve essere dato di contestazione, ma di coerenza, di credibilità nessuno ci può insegnare nulla. 19 milioni di voti, abbiamo partecipato fortemente anche noi a che arrivassero questi voti. È un'appropriazione indebita di poltrone, la gente non ce la fa più. E io, se tra le tante cose che contesto al PD, una in particolare la ritengo devastante, ed è proprio quell'assenza di umiltà, di visione della realtà, di autocritica. Ma nel mondo normale, un cittadino che commette un grande errore, che fallisce, nel mondo del lavoro viene punito, viene fatto regredire la carriera. Questi signori si sono non solo mantenuti la carriera, ma addirittura ci sono figure come la ministra Boschi, che è cresciuta di carriera e è diventata sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio. Ma che esempio diamo? Sa quante centinaia di persone da una settimana a questa parte mi stanno scrivendo su internet, su Facebook, per mail, dicendo: Danilo, fate di tutto, dobbiamo andare a votare. E posso permettermi di dire, per fortuna che c'è il Movimento 5 Stelle, perché almeno canalizza in maniera democratica questa rabbia. Ecco, ma vi faccio capire una cosa, Toninelli, mi faccio capire una cosa, che tipo di governo vi avrebbe consentito di votare, magari anche contro, ma di votare? Cioè, se fossero stati ministri diversi, non ci fosse stata la Boschi o Lotti, poniamo, voi sareste rimasti in aula? Che cosa? Perché comunque un governo bisognava farlo. Renzi si era dimesso, era necessario fare un governo, un paese non può stare senza governo. Mi chiedo a quali condizioni il Movimento 5 Stelle avrebbe quantomeno riconosciuto la legittimità votando magari contro. Ma guardi, questo certamente è il peggiore dei governi che si potesse creare, perché, ripeto, è la fotocopia del governo fallimentare precedente. Ma l'unica cosa che doveva essere fatta è prendere atto di una sconfitta. Ma lei si ricorda, anzi si ricorderà meglio di me, che questo è stato definito dagli stessi che ne facevano parte un governo di riforme. L'ha definito l'ex presidente Giorgio Napolitano, l'ha definito Renzi, l'ha definito la ex ministra Boschi. Un governo fondato sulle riforme che o sono state bocciate dai cittadini o sono state bocciate, come la cosiddetta riforma Madia sulla pubblica amministrazione, sono state bocciate dalla Corte Costituzionale, perché incostituzionale, non ha più ragione d'essere. Ecco, ma quale governo si sarebbe dovuto formare per essere coerente, diciamo, al voto del referendum? Doveva cambiare la maggioranza, doveva cambiare la maggioranza. Noi riteniamo questa maggioranza di governo. Ma voi, per esempio, non ci sareste stati in nessun caso, cioè i voti dei 5 Stelle non sarebbero andati a nessun governo di cui facesse parte qualsiasi altro partito, se non mi sbaglio. Sì, noi cerchiamo di ragionare in maniera anche esterna alle dinamiche parlamentari. Ricordiamoci che il Partito Democratico fa 300 deputati quando a norma di Costituzione avrebbe dovuto averne 150, perché abbiamo visto tutti che il Porcellum è stato cassato dalla Corte Costituzionale. Fin dal primo giorno noi abbiamo fatto di tutto a dire loro: siate persone normali, prendete atto che avete una maggioranza numericamente incostituzionale e non modificate le regole democratiche di cui siete. Però mi scusi, Toninelli, io capisco la vostra, però ormai eravamo in questa situazione, un governo si doveva formare. Ma no, Loquenze, non sì. Sono d'accordo, no. non si doveva formare un bisognava governo. Restare senza governo. No, il governo poteva andare avanti per le quindi, secondo lei Renzi non si doveva dimettere, questo doveva essere. A favore dei terremotati e prepararsi per le elezioni in totale tranquillità, prendendo anche. Quindi il vostro punto è che Renzi non si doveva dimettere. Del referendum. Renzi non si doveva dimettere, questo è il vostro punto, non bisognava. No, Renzi innanzitutto avrebbe dovuto e dovrebbe andarsene dalla politica come promesso dalla ministra Boschi, invece abbiamo visto che ha accettato una poltrona ancora più importante. Però se mi dice io penso che stiamo parlando di meri formalismi, a noi interessa la sostanza. Renzi avrebbe dovuto rimanere sulla poltrona per le faccende correnti e per mettere l'indizione delle elezioni popolari, come ha chiesto 20 milioni di cittadini italiani. Il fatto che rimanesse una settimana in più non ci interessa, c'è un altro rischio.
che lo stesso governo di Renzi senza Renzi va avanti mantenendo la stessa politica che ha danneggiato i cittadini, che ha bloccato il Parlamento con riforme che non sono neanche andate in porto, ma ci vogliamo ricordare che queste riforme che non sono andate in porto ci sono costate miliardi di euro, 300 milioni solo il voto referendario, e questi stanno continuando. Noi diciamo semplicemente, prendiamo atto di quanto è accaduto e andiamo a votare, e oggi loro per il timore di perdere hanno scacciato le elezioni, e la gente di questo si sta arrabbiando. E quello che io penso, immedesimandomi in chi fa una scelta di questo tipo, che loro abbiano perso il contatto con la realtà, che loro non percepiscano le sensazioni, le sensibilità, le paure e le gioie delle persone, e quindi decidano solo con meccanismi mentali di palazzo, e questo li porterà alla sconfitta, non oggi, sarà domani, ma li porterà alla sconfitta. Basta che i cittadini non dimentichino quello che hanno fatto. Mi scusi, un'ultima questione, volevo affrontare quella della legge elettorale, perché sono un po' confuso. All'indomani del voto Grillo disse la cosa più veloce, realistica e concreta per andare subito al voto e andarci con la legge che c'è già, l'Italicum, mentre al Senato in 5 giorni si sistema il consultellum con alcuni correttivi per la governabilità. Poi questa posizione mi sembra sia un po' cambiata, adesso dite, diciamo, l'Italicum sia per il Senato che per la Camera. Non ho capito tanto bene qual è la vostra indicazione. Il discorso è molto semplice, sì. Il Parlamento ha fallito con questa maggioranza nella creazione di una legge elettorale. Parlamento che ha fatto una legge, ha detto che era bellissima, e poi perché faceva vincere il Movimento 5 Stelle ha iniziato a cambiarla. Siamo di fronte ora ad una sentenza imminente della Corte Costituzionale che arriverà grazie ai ricorsi del pool di avvocati anti-Italicum e anti-Porcellum prima, sottoscritti anche dal Movimento 5 Stelle. Quindi noi abbiamo detto, se c'è un organo costituzionale che può intervenire sulla legge elettorale, questo è solo la Corte Costituzionale. Abbiamo depositato per questo una proposta di legge che dice che quello che uscirà dalla sentenza della Corte, che abbiamo chiamato legalicum per dare il senso della legalizzazione del filtro costituzionale di una legge evidentemente incostituzionale, e lo applicheremo paro paro anche al Senato, in modo tale che questo Parlamento illegittimo, che è politicamente finito, non possa mettere mano, ma anche per un motivo anche di natura proprio di vita, diciamo così, hanno già fatto dei pasticci, vuoi che non ricommettano altri pasticci, altre leggi elettorali che andranno di fronte alla Corte Costituzionale e che bloccheranno ancora il Paese in un qualche cosa che i cittadini hanno sonoramente bocciato? Quindi voi dite, per capirci, quello che la Corte deciderà il 24 gennaio si applica pari pari alla Camera e al Senato? Si applica, alla Camera è autoapplicativo, perché noi sappiamo che vige il principio costituzionale della continuità delle istituzioni, quindi il Presidente della Repubblica deve sempre avere una legge elettorale e quindi poter sciogliere le Camere. Noi diciamo che questo che abbiamo chiamato legalicum venga declinato al Senato e andiamo a votare il prima possibile. E se mai ci sarà un Parlamento che dovrà rimettere mano alla legge elettorale, noi la legge elettorale, se avremo una maggioranza, ce l'abbiamo, è una legge elettorale che però vogliamo approvare con un Parlamento che è stato votato con una legge elettorale costituzionale. Il rischio è che se ci mettiamo in mano ancora questi signori qua della maggioranza, è che si vada a creare un nuovo Parlamento, una nuova maggioranza frutto di leggi elettorali incostituzionali, ed è una cosa a dir poco insopportabile.